Allora, De Giordano, ma ricordo l'ultima volta che a Grischi sono da qua, sono stato l'ultima volta, in effetti, dopo di me, Zé Capricchionin, da qua nel 2002, 2 aprile 2002. Poi sei chiuso fino a me, dopo tanti anni, perché io sa Foggia, a maledetti che non gli ha parlato né dei vigili, né dell'amministrazione, perché oggi è la festa di San Sebastiano. Dovete sapere anche che San Sebastiano è il protettore di Acireale e io sono stato per parecchi anni ad Acireale, cui in onore suo non parlo malamente di vigili urbani, per oggi. Però una barzelletta fu un'unità di Anzacca, e beh, c'è anche un sacco della festa di Calabonina, e festa qua, un comandante ha detto, va a te! Ah, sì, ha detto, va a te, già faccio picchione. Non picchiare se non si dà, questo non la e te lo taglio in barino. Allora, voglio iniziare proprio da Giordano, perché io questa sera, io iniziavo a parlare di dice, ecco, questo non posso dire, questo non posso dire, caglia dice, allora ti parla di fuggire. Secondo me, Gesù ha creato l'uomo e ha creato a distanza di tempo un fuggire. Perché noi non siamo uomini, noi siamo fuggiti. Già, vedete, già barzelletta famosa, vuol dire che, lui sa quello, la dico giusto per ricordarci, e poi vado avanti. E tra un cane che ha dico, un padre sono fuggiti, che hanno dovuto nus pendere. Allora, un primo che ho chiamato è un barez, fran. E ho fuggito come un lambasciuto, così. E non so come era fatto, perché un disgrazio, in pensiero che sta a barzelletta nel 300 anni, con i disgrazi di Bari si c'è fregato tanti anni fa. E con me! E da lui con te la te! Allora, io, un giorno ci avevo fatto a mangiare lux, gli ho fatto, scusa, bello, cioè lì, bello per lo che lui diceva, non mi sono fuggito. Bella, tu indossi, quelli che pare, da bam! Pum, insomma. Qui c'è un confuggente, fran, e se fregò. Qui c'è un bar che dice, mo fregò. E tu, non lo sai? Tu c'è un bar, da forza! Quindi mi sono messo sgrignato. Vi voglio dire, questo è un fatto storico, l'Umberto Giordano, che voi sapete bene, 1828, fu fatto dal regno delle due Sicilie, dal re Ferdinando, questo qua si chiama re Ferdinando, allora teatro Real Ferdinando, così si chiama. Quindi quando i famosi Borboni, che erano disgrazie da Lazzarone, eccetera, eccetera, dovete sapere che la storia ha scritto chi vince, non chi perde. Quindi, cosa si fa? C'è da pensare. Basta vedere, allora voglio dire, questo teatro Umberto Giordano, che fu fatto da Luigi Oberti, che sarebbe tra l'altro un allievo del Vanvitelli, si dice che anche alla provincia, quella scalinata famosa fu fatta da Vanvitelli, così si dice, così detto e così dudic, poveris non saccio. Però voglio dire che il Giordano fuori non era come si dice mo. Se voi vedete le carte originali, che un certo Antonio Vitulli, che era presidente del Tribunale di Foggia, fece con opportuni disegni presi dall'Archivio di Stato di Napoli, beh, voi vedete che il Teatro Umberto Giordano non dà i cloni come stanno mo. Stanno chiusi, voi se voi notate, quando uscirete dal foyer, stanno chiuse da una buia, chiuse da un'altra, e tenemi invece tutti i cancelletti e tenemi l'arc, non tenemi i colonne. Una volta c'erano le colonne, colonne tonde così. Infatti è uno dei pochi teatri al mondo, il Bellino se lo fuggì, dove il teatro non ha le colonne. Mentre notate, alla villa le colonne ci sono. Mentre pure a San Francesco, sapete, i colonne ci stanno. L'autore sembra qui, Luigi Oberti, come mai i cloni stanno là, i cloni stanno là, e qui i cloni già sta, nessuno sa fatto sta domanda. Beh, il Vitulli nel suo scritto, nel suo manoscritto, dice, questa è storia, questa è chi fugge, so fugge, i fermi di Foggia, perché so pure loro fuggire,
quando a Sheven do teatro Umberto all'epoca Real Ferdinando, chi caprolazzo in gruppo, quando a Sheven trovo fa ogni, o trovato lo più. Senza l'igon, o se ne scemi i capi. Sono io dei mariti che per tanto stavo podestà, capito, perché sono i femmini che umani, non noi maschi, marito mucchi. E io capito se ne vuoi, non preoccupare, chiudimi i mucchi. Hanno chiusi i mucchi. Quindi, vedete, l'unico teatro comune da cani modificato, in virtù delle proprie necessità, dove? Forte, appena è finito. A cattedrale, se voi andate a vedere le foto originali della cattedrale di Foggia fino al 1960, i scalini erano belli scalinati del 700. Così. Beh, suoni cristiani. Come te lo pittura la bandiera. Sono io, Uvesco. Senza pittura, Uvesco, almeno ufficialmente. E così che qualche donna c'è, sicuramente la gente ne è. E la donna c'è. Quando la fa? Qua a fuori, qua lo problema. Trimi problema. Super. Allora voi fate le foto di tutte le chiese del Settecento, di tutto il mondo. Nessuno tiene i scrivi che te ne manu. Non per niente, a porta della cattedrale, quella principale, e a lasciare. Dia, un sempre nato sotto. Perché noi siamo comodi. Aspetta, fruttino. Notate, una nel Dissand, in tutte le processioni religiose cattoliche del mondo, compresa la Spagna e compreso anche il Brasile, che comunque è cattolico, quando c'è la processione del Dissand, c'è sta ancora la chi cappucci in gruppo, e lui, venite tanto, a nazzicare, signor, quel cammino così. E per fare 10 metri ci impiega 3 anni e mezzo. Tu immagini un funzionario che impiega, ma per fare svetta, a queste sono nel distanza, hanno sì, i rutelli, hanno a precessione parte dei dei rock al revei e dei rock di tre mesi sta madonna ci cammina tutti i vari a foggia la madonna da mezz'ora che tornano da vita che trombava si sta fatto ehi ma si cadò ci si sono bagliacco con scaravate capito? Allora stanno i cappucci ed è quello del Real Monte un capron di Cricci e da lì il simbolo dei cosiddetti carbonari bianco, rosso e verde che tenevano a corona che era verde un cappuccio rosso o un ristoriano. Beh, perché gli uomini di Sardo non erano gli incappucciati? Perché i creatori che hanno quando io vedevo per un creatore fuggire e fuggire cioè che cazzo da quando nasce un fuggire. Siamo tutti proprio, siamo noi! L'ingranato, che è un palazzo, ma quello dell'Ottocento mi dice fastidio. Ui! E beh, cioè, capito? Allora, ma, questo è un fuggire. Ma vorrei levarmi, io vi dico una barzelletta storica, dell'Italia, questa è storica, eh? Periodo di Benito Mussolini da Bonanno di Adolf Hitler. Allora voi immaginate questi lì sono cucchietti a Roma e allora Hitler disse a Benito Mussolini io avevo gli uomini più fedeli al mondo. E tu quello che so, fedeli. Ah, bene, scusa. Allora noi fare così. Federe un po' se io quello che faccio corrisponde a verità. Prendo questo cuscino da appendito di un cuscino, appendito una penna e io buttare da piazza Venezia, io buttare giù il primo cristiano che sono Bucci in testa, il cristiano tedesco, si spara. Ma te? Ebbene, lui sa faccio qualche... Ismaele! Cioè, mi interessa, significa che taglia detti in italiano. Ismaele, tu, 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 tu,
una bella figata. Pigliate. Fu. Dopo un secondo. Fa. Un generale tedesco si spara da subito perché la penna la ruota in due. Alla ritta del capito si era erotizzato. Pigli 4-5 penne, fermi gli da così, dopo fa pum pum pa! E c'è lo fa il generale colonnello del tenente sul due. Insomma, gli voglio gli grido che quello le faccio, pigli tutto un cuscino a rilanciare da morte. E io tutto con la parte, negato, giustizia un cristiano alla rovina. Arrivi in ospedale, spiti dei tele, tremo le 400 minuti e tre che sono. Ma brava! Un po' lì, bene! Soldati di terra di Badalè! Io sono il vostro comandante supremo della forza di Badalè! Vi dico che questa penna che mi butto, il primo che se la busca, si deve sparare! Piglia la penna, fronna la gente, aspetta a parlare a Kittle, mi sono anche un zinno, un minuto di tipo, tre minuti, che cazzo, ma non sparalizzi, 5 minuti, e non è possibile, che cazzo, che pensa, ma non sparalizzi, sa faccia, dimmi la cristiana, tenente, colonnello, generale, sul del talpino, a dietro, adesso c'è signori e signori un fatto nostro di famiglia, fatto proprio di casa, come sì, di casa, adesso giochiamo proprio in casa, esattamente. Allora tu sai che la polizia municipale ha anche un gruppo musicale. Allora, stasera ci sono quattro miei colleghi. Se no siamo in ombra. No. Allora, quattro miei colleghi. No, anche perché ci facciamo parecchio male se carino. No, cioè, che poi ti fa contenta di uscire. Infatti. Allora, stavo dicendo, quattro miei colleghi che si divertono a scuola. Devo dire la verità, è la prima volta che suonano insieme. E io ho cercato di trovare un nome, ho detto trovate un nome perché ho fatto questa piccola di quattro che ci sono fatti. E allora gli ho detto voi siete Country Boys Band, dice ma non faccio ma che parolone, e allora la banda della polizia locale. Allora loro non lo so se non escono perché delle parole, no, perché si vergognano. Ah, si è riuscito, eh sì. Ah, stanno facendo il cambio giustamente, ah, perché la strumentazione è la stessa, quindi mancano il cambio di musicista, gli strumenti sono sempre quelli. Allora io vi presento già, allora le tastiere abbiamo Eliseo Maranzino, al basso abbiamo Michele Macario. Ecco, una cosa strana, un batterista di Sebu stesso. È sempre quello storico! È sempre Giovanni De Stefano, il batterista storico, anche perché di migliori è difficile trovarne. Poi abbiamo Giovanni Passarelli alla chitarra. Allora, siamo tutti giovanissimi, come vedete, il possesso di creatura, non da loro. Allora, stasera, anche qui abbiamo avuto dei problemi, io ti proponevo un pezzo, loro ne volevano fare un altro, alla fine ha prevalso un grosso pezzo degli anni 60, un pezzo bellissimo, io lo dico in italiano perché poi c'è sta, è una cover lanciata dai Dick Dick, e Senza Luce, The County Police Band. A voi, grazie. Va bene, allora ragazzi mi raccomando, eh?
solo.